Domenica 27 dicembre 2020, una data che è già entrata nella storia. Sono da pochi minuti passate le 8 di mattina e i primi vaccini anti-Covid arrivano all'ospedale di Bolzano. 145 dosi per fare anche del capoluogo Alto Tesino uno dei simboli della campagna di vaccinazione a livello nazionale. Devo dire, nessuno pensava all'epoca che già oggi nel 2020 ci pervenisse questo vaccino. Sono molto molto contento perché è l'inizio del cambiamento, della svolta verso il controllo del virus e il controllo della pandemia, e questo vuol dire ritorno alla vita normale. Io penso tutti quelli che capiscono questo messaggio debbono essere molto molto contenti. La prima ad essere vaccinata è un'infermiera, un modo per dire grazie al lavoro svolto in questi 10 mesi di pandemia. Poi è stata la volta di 2 anziani, portavoce di coloro che hanno pagato il tributo più alto. Guardi, è importante perché al momento attuale è l'unica difesa che noi abbiamo contro il virus, l'unica speranza che abbiamo di poterlo battere, capisce? Come medico lo dico, ma anche come cittadino. Avendo appena fatto, sono stato un privilegiato, diciamo, oggi a iniziare questa cosa, posso dire che è assolutamente priva di qualunque fastidio, non è doloroso, non è nulla del genere, è sicura e quindi non solo non vedo perché non farlo, ma direi assolutamente bisogna farlo, è necessario farlo. Solo pochi mesi fa sembrava impossibile anche solo sperare in una giornata come quella di oggi. Io in questi mesi ho sognato innumerevoli volte questo momento, perché chiaramente per noi poter uscire da questa crisi è importantissimo, perché così possiamo di nuovo dedicarci ai pazienti normali e lasciare alle nostre spalle questo momento di crisi veramente profonda. A dimostrazione della serietà del percorso svolto per arrivare a questi vaccini, nonostante i tempi così rapidi, ci sono le parole del quarto vaccinato in Alto Adige, virologo di fama internazionale. Lei deve sapere che sono membro dell'EMA e così io ho accesso a tutti i documenti di Pfizer e di Moderna. E se io mi lascio vaccinare, vuol dire che il benefit è molto superiore al rischio. La soddisfazione per un traguardo così importante è evidente sui volti di tutti coloro che da mesi lavorano con un obiettivo comune. Grandissima soddisfazione dopo mesi e mesi di restrizioni, di sacrifici e sofferenze. Adesso abbiamo un'arma che ci permette di voltare pagina davvero, di aprire un nuovo capitolo. Sarà adesso la svolta e ovviamente ci saranno ancora mesi difficili davanti a noi, però adesso bisogna convincere la gente di andarsi a vaccinare e poi potremo anche avere il successo definitivo e vincere la pandemia. La provincia di Bolzano attende nei prossimi giorni altre 5.850 dosi.